Ciao a tutti. Cominciamo questa chiacchierata su come cominciare a tirare ad arco nudo. No, non, assolutamente non vuole essere una guida esaustiva, neanche un modus operandi su cosa bisogna fare. Diciamo che normalmente tutti gli istruttori vi hanno già dato tutte le dritte possibili. Però una chiacchierata, se vi siete persi qualcosa, e qualche piccolo trucchetto per iniziare nel modo migliore. Io penso che non fare troppi errori all'inizio è sempre meglio, anche perché guardate, se ne fanno veramente tanti e poi bisogna comunque tornare indietro e recuperare il tempo perduto non è così semplice, senza calcolare i soldi che si spendono in materiali che ahimè non servono molto o comunque non servono subito. Ma vediamo la sigla, poi andiamo avanti in questa chiacchierata. Bene. Avete scelto di tirare con l'arco nudo. È un'ottima scelta, anche se, ahimè, è abbastanza difficile. Non saranno tutte rose e fiori, ci saranno molti intoppi, ahimè. E comunque, se avete appena finito il corso, avete sicuramente iniziato con l'arco olimpico. E se volete iniziare con l'arco nudo spendete anche di meno, perché non dovete comprare mirino e stabilizzazione, però ahimè sappiate già da subito che sarà impegnativo, sicuramente più impegnativo che tirare con l'arco olimpico. Questo filmato è dedicato a chi inizia a considerare di voler tirare con l'arco nudo. Avete finito il corso? Credo e sono sicuro che i vostri istruttori vi hanno fatto tirare con tutti gli archi, quindi l'arco nudo, l'arco olimpico e l'arco compound, avete fatto le vostre elucubrazioni e vi piace l'arco nudo. Indipendentemente dalle vostre idee e da quello che ha fatto scaturire l'idea di tirare con l'arco nudo, vi voglio dare alcune informazioni per non sbagliare già da subito, no? Intanto per la tecnica, perché per quanto riguarda la tecnica la vediamo, ma intanto per iniziare già col piede giusto. Intanto iniziare col piede giusto già con i materiali. E poi vediamo anche come impostare immediatamente la tecnica, cioè quelle cose che vanno fatte subito. Intanto, e sono ancora sicuro che avete imparato alla perfezione i fondamentali, quindi dai fondamentali che sono uguali per tutti i tipi di archi, costruiremo poi su queste basi, costruiremo quella che è la tecnica arco nudo, che è leggermente diversa dagli altri tipi di archi. Intanto, allora, di sicuro, e sono assolutamente certo, che i fondamentali li avete comunque acquisiti, e i fondamentali che avete acquisito per l'arco olimpico sono poi gli stessi. Assolutamente gli stessi che adopererete poi nell'arco nudo. Sono fermamente convinto che comunque la tecnica che si utilizza con l'arco olimpico la possiamo trasportare tranquillamente anche nell'arco nudo. Ci sono delle particolarità che comunque vanno subito imparate, e se il vostro istruttore non ve la spiegate nel modo migliore, chiedeteglielo, oppure andate a vedervi le mie chiacchierate al riguardo. Ad esempio, la presa sulla corda, come si fa lo string walking, come si va, come è l'ancoraggio migliore per l'arco nudo, qual è l'allungo migliore che prevede un ancoraggio tale da essere allineati anche con l'arco nudo, perché con l'arco olimpico lo sappiamo è molto più semplice. Andiamo con l'indice sotto il mento e
la corda al lato del naso è molto più semplice, poi abbiamo un arco molto pesante, stabilizzato, è molto più facile trovare il corretto lungo. L'arco nudo è un pochettino più difficile, quindi ripassatevi senz'altro i fondamentali, che è una assolutamente una base di partenza essenziale. Ricordatevi che una piramide sarà tanto più alta e stabile quanto alla base sarà grande, quindi alla base ci sono i fondamentali, con i fondamentali ben radicati, ben stabili, abbiamo la possibilità di far crescere la nostra tecnica. Non ci sono scorciatoie su questo. Tanto la prima cosa che dovrete acquistare è l'arco. Intanto l'arco io vi consiglio senz'altro, secondo le vostre disponibilità ovviamente, se avete disponibilità illimitate non badate a spese, se no per il momento acquistate il centrale, l'impugnatura centrale, acquistate tranquillamente quella che vi piace di più, non ci sono molte differenze tra un e l'altro, se no ovviamente il nero, che è lo Smart Rise, che è senz'altro il migliore tra l'impugnatura e il crudo, acquistate pure quello che vi piace di più. Per il momento non mettete pesi, ok? Poi ne parleremo anche di questo. Non mettete pesi, quindi potete tranquillamente utilizzare un arco per olimpico, ok? Quindi un'impugnatura per arco olimpico tranquillamente, ma vedremo, approfondiremo questo aspetto. Quindi nessun peso, ok? Mi raccomando, si inizia con nessun peso. È una buona idea iniziare a tirare arco nudo senza pesi aggiuntivi. Intanto i pesi aggiuntivi dobbiamo ben capire come sistemarli, quanto metterne e a cosa servono effettivamente, ma sarà una chiacchierata successiva. Iniziamo senza. Intanto acquisiamo più informazioni proprio recettive, quindi abbiamo più, se il nostro corpo capisce meglio cosa succede. Non preoccupatevi se l'arco scalcia, non scalcia, tutte queste banalità. Se acquisirete una buona tecnica, nessun arco scalcia. Non scalciano gli archi tradizionali, che sono super leggerissimi e sicuramente non hanno pesi. Detto questo, i pesi poi magari le metteremo in un secondo momento, però per il momento il nostro acquisto e il nostro proseguimento sulla tecnica facciamolo pure con arco senza pesi, anche perché, e lo vedremo adesso nel proseguio del video, non è detto che poi cambiamo idea, che compriamo poi un altro arco per l'arco olimpico. Vediamo cosa succede. Quindi, se proprio non siete sicuri di iniziare con l'arco nudo, non comprate un riser specifico per arco nudo con tutti quei pesi, quelle cose astruse che si vedono attaccate agli archi, che è solo marketing, quindi non serve per fare i punti con l'arco nudo, e lo vedremo, approfondiremo. Quindi io vi consiglio di comprare un buon riser, il massimo che le vostre disponibilità vi consentono, un buon rest, tipo lo ZT Spigarelli va benissimo, non andate a comprare cose cinesi, per carità, nessuna cosa cinese, investite subito su un buon bottone di pressione, investite subito. Un buon bottone di pressione deve essere tale che ad ogni click che io sento corrisponde un analoga aumento o diminuzione di pressione sulla mano. Quindi investite subito su un buon bottone. Non dovete spendere meno di 50 euro sul bottone di pressione, sul bottone cosiddetto Berger dal suo inventore. Quindi impugnatura, rest buono, non cinese, bottone minimo 50 euro non cinese, ok, una buona impugnatura, poi vedremo sull'impugnatura
ne parleremo poi eventualmente dopo. Allora, il riser, se potete, se il vostro budget ve lo permette, prendete pure un impegnate il vostro budget sul riser, perché poi sarà quello definitivo, indipendentemente che sia già per arco nudo o no. Potete anche acquistare, come ho detto, un riser per olimpico, l'occhio vuole la sua parte, se vi piace acquistatelo. Non ci sono grosse differenze tra, comunque per il momento, tra un riser fatto apposta per olimpico e un riser fatto apposta per arco nudo. State cominciando, non avete ancora minimamente le idee chiare, credetemi, potete comunque acquistare un riser. Il riser acquistatelo subito, di buona fattura. Impegnate i soldi lì, perché un riser di buona fattura ha i bitoni robusti, ha un sacco di cose che nel tempo non si devono muovere, e nell'arco nudo è essenziale questo. Quindi un buon riser, impegnate i soldi soprattutto nel riser, nell'impugnatura. Dopodiché dovete a scalare un buon bottone e un buon rest. Il rest è anche un accessorio importante, perché nell'arco nudo non è come nell'arco olimpico, quindi non ci vogliono rest rigidi, ci vogliono rest morbidi, perché vedremo poi più approfonditamente anche questo. Oltre ad avere una componente orizzontale, la freccia avrà anche una componente verticale, quindi il rest sarà importante. Quindi bottone rest per arco nudo. Potete tranquillamente cominciare con poco, ad esempio lo Spigarelli ZT costa poco e fa il caso vostro per arco nudo. Un buon bottone, non spendete pochi soldi, non prendete quelle da 10 euro, prendete un bottone degno di questo nome. Certo, il Beiter è il migliore in assoluto, però costa 90 euro e potete cominciare con qualcosa di meno, senza dubbio. Poi tutto cresce, gli accessori cresceranno poi con la vostra tecnica e con la vostra passione per il tiro con l'arco. Quindi per il momento state tranquilli, investite nel riser, nel bottone e nel rest. Per flettenti e frecce, che ovviamente tutti lo sanno, tutti lo dicono, sono molto 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 più importanti, però per il momento non ci servono, e lo vedremo dopo. I flettenti da acquistare, se secondo le vostre disponibilità potete tranquillamente acquistare anche il top di gamma, non ci sono controindicazioni. Però per l'arco nudo potete anche cominciare con flettenti di basso corpo. Se avete appena finito il corso, non superate le 30 libbre effettive, mai. Quindi io vi consiglio di iniziare, qualunque sia la vostra corporatura, di non iniziare mai con flettenti superiori alle 30 libbre effettive. Quindi al vostro allungo, misurate quanta forza occorre per andare in ancoraggio e acquistate dei flettenti che vi diano questa forza. Non fatevi convincere ad acquistare flettenti più buoni, con più libre, tanto le adopererete più avanti. Assolutamente no. Massimo 30 libre, 28 è meglio. Effettive, quindi se il vostro allungo è 29 pollici, acquisterete dei flettenti da 26 libbre, ok? Perché un pollice di allungo in più equivale a 2 libbre di potenza necessaria per arrivare al controllo. Ahimè, l'errore più comune che si compie nel primo acquisto del proprio arco è il libraggio. Ahimè, è proprio così. Sbagliamo tutti, ma questo errore l'ho fatto pure io quando ho acquistato per la prima volta il mio arco. Ho sopravvalutato le mie forze. Non solo ho sopravvalutato le mie forze,
ma ho completamente sbagliato l'idea stessa dell'acquisto dell'arco sul libraggio, perché un libraggio anche adeguato al limite alle mie forze mi impedisce di acquisire una buona tecnica proprio all'inizio. Quindi io vi esorto, vi supplico, acquistate un paio di flettenti da poco, 70-100 euro nuovi si trovano, ma con poche libre, diciamo da 24 libre effettive al massimo a 28-30 libre, non di più. Qualsiasi sia la vostra forza, qualsiasi sia la vostra corporatura, anche se siete Hulk, non superate mai le 30 libre effettive al vostro lungo. Quindi no, sapete che i flettenti sono, la forza dei flettenti è per un allungo di 28 pollici, e quindi dipende dal vostro allungo. Se allungate più di 28 pollici ovviamente farete più forza, se allungate di meno farete meno forza. Quindi fatevi aiutare dal vostro istruttore e anche dal vostro negoziante, però la forza effettiva non deve mai superare le 30 libre, diciamo che da 24 a 30, in modo da poter arrivare comodamente ai 18 metri, che è la distanza di gara, che saranno le prime gare che voi farete, o al massimo a 30 metri, in modo tale che potete anche cimentarvi in qualche gara 3D per il momento, dove per l'appunto la distanza massima è di 30 metri. Questo è quello che il consiglio che vi do io per iniziare. Quindi attenzione, attenzione, attenzione a non superare il libraggio. Molto bene. Lunghezza dei flettenti. Non comprate flettenti lunghi. Non vale la regola, che ormai è obsoleta comunque anche per l'arco olimpico, di avere oltre i 29 pollici, 70 pollici, 70 pollici di lunghezza dell'arco. Non vale. L'arco nudo vuole al massimo 66 pollici, perché noi dobbiamo evitare queste torsioni. Quindi più l'arco è lungo e più abbiamo la possibilità di torcere i flettenti, e questo è male per il tiro anche ad alto livello. Quindi tranquillamente, anche se avete allunghi oltre i 29 pollici, comprate tranquillamente dei 66. Se proprio vi trovate male, che i vostri flettenti hanno uno stack, cioè trovate muro quando le provate, comprate dei 68, ma non più che 68 pollici, non si va oltre 68. E qua abbiamo già messo. Allora, ancora per quanto riguarda i flettenti, c'è anche da considerare la lunghezza effettiva poi dell'arco. Quindi sapete benissimo che i flettenti si comprano in tre misure normalmente: short, medium e long, che equivalgono poi a una lunghezza effettiva dell'arco di 66 pollici, 68 pollici e 70 pollici. Allora, io sono un fautore di non acquistare i 70 pollici, qualsiasi sia il vostro allungo. Soprattutto all'inizio, perché i flettenti più economici hanno una torsione eccessiva verso i tips. Quindi io vi consiglio il primo acquisto di farlo o 66 o 68. Quindi se proprio allungate oltre i 29 pollici prendete i 68, sotto i 29 pollici prendete i 66, proprio per evitare sui flettenti economici questa torsione. Dopodiché sui flettenti top di gamma, sui flettenti successivi che comprerete con più libre quando avrete acquisito una buona tecnica, beh, lì è poi una questione poi personale, e potete anche vedere se proprio avete 30 pollici di allungo di andare sui 70, sui 70, sui flettenti long. Io sono per i flettenti al massimo da 68, però questa è un'idea mia, un consiglio mio, sta poi a voi decidere tranquillamente su cosa effettuare. Se mandi Giuseppe ha sempre tirato con i 70 e ha vinto mille campionati del mondo, e ha sempre tirato con i 70 e addirittura anche alle volte con i 72. Quindi diventerà poi una questione personale, però all'inizio andate
andateci cauti sui flettenti più lunghi, perché potrebbero distrarvi, specialmente sui flettenti più economici. Ok, diciamo che questa sera ci fermiamo qui. La prossima puntata, perché questa è divisa in due parti, la prossima puntata vediamo anche dopo l'acquisto del primo materiale come impostare nel modo migliore la tecnica. Già dall'inizio, come allenarci e come non commettere sbagli, perlomeno sul tiro. Ok? Grazie per adesso e ancora una puntata per concludere. Sì, ciao. Sì. Hai visto com'era? Ah, beh, meno male, va bene. Sì. Ok, va bene. Domani facciamo un altro. Ok. Ciao allora. Ciao.